Pace in Ucraina. È quello che hanno chiesto i cittadini che si sono dati appuntamento questa mattina in piazza Matteotti a San Benedetto per manifestare contro quanto sta avvenendo a fronte dell'invasione russa. Paura, sgomento, ma anche tanta rabbia da parte di molti cittadini ucraini presenti e che vivono in Italia ormai da decenni. Incomprensibili, per di più, le motivazioni che hanno spinto Putin all'attacco su larga scala. L'evento, organizzato dai sindacati CGIL, CISL e UIL, ha visto l'appoggio anche di varie associazioni, tra cui l'AMPI, Libera, Miranda. Sta cadendo, sentite dai nostri parenti, da mia mamma, di figlie, di tutti che dicono che russi, dicono che vogliono prendere l'Ucraina. Per qual motivo nessuno lo sa. Una volta Putin dice che nazisti, che certo che noi amiamo il nostro popolo, la nostra nazione, che nazisti. Altra volta dice che abbiamo bombe nucleari. Terza volta dice dovrebbe fare. Motivo, non c'è nessun motivo. Morti tanti gente, bambini. Non lo so, tutta Ucraina dentro, sotto sangue, non lo so. Eppure Russia e Ucraina sono due popoli, sono popoli comunque fratelli. Prima sì, noi siamo fratelli anche adesso, popolo non c'entra niente, Putin pazzo. Cosa molto importante è bloccare SWIFT, perché tutti questi soldi che girano vanno per comprare armi e tutti per sparare i nostri agenti e per fare guerra. La nostra richiesta come sindacato confederale è il no alla guerra e che la politica italiana si impegni fortemente a dire no alla guerra. Secondo lei c'è possibilità che questa richiesta venga accolta? Io spero proprio di sì, anche perché ci stiamo mobilitando in tutta Italia. Penso che a Putin non gliene frega nulla di quello che succede alla popolazione, oppure sia la sua che la nostra. Tanti russi combattono anche per non fare la guerra, ma lui non gliene frega proprio nulla. Lui è un vero fascista, lo dicono tutti ormai. Ha fatto tantissimi danni, tanta gente si rifugia nei bunker e nelle metro per giorni, senza fare niente nei supermercati, non ci stanno più cibo né nulla. No, credo che lui non gliene frega proprio nulla. I miei bambini piccoli, i nipoti, dormono sotto terra 3 giorni. No, io sono a fame.